Il numero uno del Comitato Olimpico Giapponese, Tsunekazu Takeda, lascerà il suo incarico a giugno alla scadenza del mandato. In carica dal 2001, il 71enne si dedicherà alla sua linea di difesa nel processo per corruzione aperto a dicembre dai pubblici ministeri francesi per presunte tangenti pagate nel 2013 per assicurare la vittoria della candidatura nipponica ai giochi del 2020. Il comitato aveva riconosciuto a Takeda la possibilità di restare al suo posto fino ai giochi di Tokyo, nonostante i raggiunti limiti di età.